La ripresa è solo parziale. I dati di Banca d'Italia e Cresa parlano da tempo di ripresa. Secondo i sindacati, invece, le difficoltà permangono, anche perché i settori trainanti riguardano sempre le grandi aziende e non le piccole e medie di cui è composto l'Abruzzo. C'è una parziale ripresa. Questa parziale ripresa riguarda in particolare alcuni settori, che toccano in particolare le aziende più grandi. Il problema è che l'Abruzzo, il tessuto produttivo dell'Abruzzo, è fatto prevalentemente da piccole e medie imprese. Per questo c'è bisogno di mettere in campo iniziative, progetti che siano in grado di trascinare nello sviluppo anche le realtà delle piccole e medie imprese di questa regione. Nella realtà aquilana la verità è che il processo di ricostruzione è ben avviato, è vero, ma bisogna incentivare soprattutto le attività produttive. Sono queste che creano occupazione soprattutto tra i giovani. Il percorso per un recupero della città, per gli interventi sulla città, è stato avviato. È stato avviato, bisogna superare ritardi che ancora permangono e soprattutto bisogna accelerare i tempi per un recupero totale delle attività e dello sviluppo economico, per dare lavoro, per dare prospettiva in particolare ai tanti giovani che si rischia di perdere, di allontanarli. In Abruzzo rimane alta la piaga del caporalato. La CGIL da tempo ha avviato una campagna contro lo sfruttamento. Come si sa, noi abbiamo avviato come CGIL una grande campagna contro la schiavitù e contro il caporalato. Per dare una prospettiva c'è bisogno di dare qualità al lavoro e di rispettare diritti. I giovani, i lavoratori, gli immigrati non possono trovare i caporali, devono trovare le strutture pubbliche, per esempio il collocamento, che siano in grado di indirizzarli ad attività lavorative. Devono trovare strutture pubbliche in grado di costruire con loro un percorso. Non possono trovare i caporali. C'è bisogno di qualità del lavoro e c'è bisogno di diritti. In questo sta il cuore della nostra campagna sulla nuova Carta dei diritti.